Sono iniziate ufficialmente questa mattina, con due settimane di anticipo rispetto allo scorso anno, le operazioni di montaggio delle luci d'artista a Salerno. Operai a lavoro nella zona orientale della città, nel quartiere di Pastena, partenza da Via Trento e Via Posidonia, tante le novità di questa edizione che partirà i primi di novembre, la prima curata da Blancheri Illumination. Secondo le prime indiscrezioni circolate in queste settimane, il costo complessivo di questa edizione si aggira sui 2.500.000 euro. Top secret per adesso il tema scelto per l'edizione 2018. Quasi sicuramente quest'anno i delfini luminosi prenderanno il posto dei pinguini sul lungomare, dove una torre luminosa verrà installata al posto della ruota panoramica. Un'intera città che si prepara dunque ad accogliere migliaia di turisti. Tra le novità anche nuove installazioni luminose a Largomontone, ai giardini della Minerva, in via Arce, Via Velia, via Diaz. Via 40, via Manzo, in piazza Conforti, in piazza della Concordia e in piazza Plebiscito ad aggiungersi al tradizionale percorso delle luminarie. Soddisfazione da parte dell'assessore al commercio Dario Loffredo, che ha precisato: siamo in pieno fermento. I chilometri di luminarie saranno tutti nuovi. Avremo contenuti culturali molto alti, concerti, manifestazioni e mostre di grande spessore.